Buon pomeriggio a tutti dal mio Insta Park, siamo qui a registrare questo video della serie Simulata. Siamo arrivati al quindicesimo episodio e prima di cominciare vi invito a iscrivervi al mio canale. Siamo a 96 iscritti, mancano 4 iscritti al mio traguardo dei 100 follower. Spero che mi aiutate a crescere e vi porterò un video speciale 100 iscritti. Quindi ora vi do il via alle partite simulate. Ci vediamo subito alle partite. Ed eccoci qua alle partite simulate. Andiamo subito alla prima partita di questo episodio. Tendiamo a parlare di 0-0. Il Palmo va a vincere 1-0. La prossima Roma-Bologna. Roma che ancora il filo di 0-0. 1-0 Roma, attenzione. Ovviamente Milan qui a 39 punti, poi già punti, 30 Milan. Cagliari Lecce. Un 2-0, la Roma comunque a pareggiare 1-1 a Bologna. Inter Lazio 1-0. Gol del Lazio 1-1. È una partita molto importante per il Milan. Non che ha 40 punti, però dopo il Milan ha 39. Vediamo cosa fa il Milan. Il Napoli sta pareggiando 1-1 contro il Verona. Il Verona che ha 28 punti. Il Napoli a 30, il Napoli comunque ha pareggiato 1. Udinese Sassuolo, Udinese Sassuolo 2-1 per Udinese, il Milan contro spalle, vediamo cosa riesce a fare, passa in metà di Milan per 1-0, il pareggio dello spalla, do della spalla 2-1. Gode Milan 2-2, finisce 2-2 tra Milan spalle, quindi arriva a pari da punti con Inter Cagliari, Lazio, Roma, siamo molte squadre a pari da punti, abbiamo 6 punti dall'Atalanta, che la sta battendo la Juventus, ha battuto la Juventus, a 9 punti l'Atalanta, 9 punti l'Atalanta, però sempre 6 punti è il quarto posto, poi c'è 4-3 punti che è l'Europa League, Torino-Fiorentina gara 2, la Sampdoria ha vinto. La Fiorentina sta vincendo con Torino, quindi permette alla Juventus di allungare di 2 punti, perché la Juventus comunque ha perso con l'Atalanta. Vediamo. Parma-Roma, perché pure la partita Milan-Juventus. Andate a Torino, il Milan ha pareggiato 1-1. Parma-Roma, la Roma stanno vincendo a Parma.
Ha vinto la Roma Parma, la Lazio sta perdendo 3-2 contro il Bologna. Buono per il Milan, però il pareggio della Lazio sale, va a vincere la Lazio 4-3. Cagliari Sassuolo 2-1 Cagliari. Quindi 3-2 Sassuolo 4-3. 4-4, finisce 4-4 giocando il Sassuolo, Milan può approfittare di arrivare un po' avanti per la Europa League. Vediamo, Napoli-Genova, 0-0. L'Inter comunque ha vinto 2-0 contro l'Udinese, l'Inter là sopra. Napoli Genova 0-1, ora che spalla Sampdoria. La Sampdoria, vediamo che fa. Spero, il mio spero un pareggio e una vittoria della spalla. Sta andando poi in questa maniera. Mia Juventus, passa in regalare, pareggio Mila 1-1, gol del Mila 2-1, 2-1 Milan, 2-1 Milan, dai Milan, 3-1 Milan, 3-2 la Juventus, corsa le distanze, ma finisce 3-3 all'ultimo, la Juventus pareggia. Il Mila si sente un pochino sfortunato. 3-1-3 Torino prova a non perdere distanze Torino. Il Torino va a parità punti, va a parità punti Torino. Brescia Fiorentina, la Fiorentina ancora sulla gara Brescia. Gero Verona contro l'Atalanta, il pareggio della Fiorentina l'Atalanta che sta andando a perdere a Verona. Finisce qua la giornata e l'episodio. Vediamo il Milan, che il Milan è al quota 41 punti, a 8 punti dall'Atalanta Champions League, 6 punti, 5 punti dall'Europa League. L'Inter che ha 43 e ha 3 punti più o meno dall'Europa League. La Juventus ha poi da punti con Torino, se la sta giocando con Fiorentina, Torino, Juventus, se vogliamo aggiungere pure l'Atalanta, se la stanno giocando per lo scudetto. Siamo a 31 partite, mancano 7 partite al termine, quindi dovrebbero mancare 21 punti. Il Milan ha 41 punti, l'ultima in classifica 30, sono 11 punti, quasi il Milan, l'ultima posizione non penso che la rivedrà. E deve continuare a vincere se vuole salvarsi, perché è pure vicino alla regione, credo che sono 6 punti. Il video finisce qua. Io vi invito, oltre a iscrivervi al mio canale YouTube, di iscrivervi pure sulle mie pagine social, Instagram, Facebook, Milanista Pack, se volete poi su TikTok, Milanista Pack Official. Condividete, commentate, iscrivetevi condividete questo video, se vi è piaciuto fatemi sapere la vostra opinione. Noi ci vediamo al prossimo episodio della serie simulata, che dovrebbe essere
online il giorno 28 aprile, che sarà martedì. Martedì dovrebbe uscire il nuovo episodio. E in questo momento, Forza Italia, stiamo tutti vicini. Io resto a casa. Alla prossima, dal Milanista Pazzo.